incastrazione. Gesù cade la prima volta. Dal libro dei Salmi. Te fisce il mio spirito, si agghiaccia il mio cuore. Quinta stazione. Simone di Cirene aiuta Gesù a portare la croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre conducevano via Gesù, presero un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. L'hanno preso a caso mentre ritornava dai campi e l'hanno obbligato a caricarsi della croce del condannato. Perché? Per evitare che muoia per strada, deve assolutamente arrivare sul Golgota. Altrimenti la sua condanna esemplare cadrà a vuoto. Ma perché hanno scelto proprio questo Simone? Forse perché ha un fisico robusto che può sopportare la fatica.
faccia che non è del luogo e quindi non farà molta resistenza. In ogni caso, quello che ti chiedono non è né facile né gradevole. Tuttavia, è proprio lui, Simone di Cirene, il buon samaritano di Gesù. Lui che aiuta un condannato che è il figlio stesso di Dio. Lui che dona un attimo di respiro a colui che si è caricato dei nostri peccati. A te diciamo insieme, sostieni le loro fatiche, Signore. Ti invochiamo per tutti gli operatori delle comunità di accoglienza. Dona loro la capacità di offrire un rifugio e un'assistenza ai tanti disperati che cercano di sfuggire al vuoto, alla povertà e sperano di crearsi una vita più dignitosa. Preghiamo. Sostieni le loro fatiche, Signore. Ti invochiamo per i volontari dei centri di ascolto della Caritas. Rendili pazienti e disponibili verso le persone che si trovano nel disagio. Fa che ognuno possa sentirsi considerato e aiutato a risolvere i suoi problemi. Preghiamo. Sostieni le loro fatiche, Signore. Ti invochiamo per chi mostra le ferite ancora aperte, provocate dall'abbandono, dal tradimento, dallo sfruttamento. Fa che possa trovare comprensione e tenerezza, cura premurosa e ospitalità. Preghiamo. Sostieni le loro fatiche, Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Thank you.
Ed oggi, in questo silenzio di questo venerdì, dovete sentire un po' questo Gesù che dice: oh, dove stavi? Dove stavi te? Io sono passato, io sto qui. Questi tre giorni sono particolari, non sono giorni affidati al clero per far bella figura e mettersi gli abiti belli, sono giorni per vivere insieme, tutti insieme, questo momento tragico e nello stesso tempo bello, la passione, la morte e la resurrezione di Gesù, ed è morto per noi, non è morto per il clero, è morto per tutti. E allora anche questo momento qui che riproponiamo con questa processione del Cristo morto diventa un momento importante per riflettere.